Ciao ragazze, allora questo è un video chiacchiericcio perché mi manca mettermi davanti alla videocamera, chiacchierare con voi liberamente e quindi voglio inaugurare una nuova rubrica, una nuova video rubrica che potremo chiamare Parliamone e ogni volta l'argomento sarà diverso e quindi sì, mi piace iniziare questa nuova rubrica così potrò chiacchierare con voi ogni volta se vedo che c'è un discorso, non lo so, un argomento su cui ricevo tante richieste, vedo che magari vi interessa, dedicherò un video a questo. Stavolta voglio dedicare un video perché vedo, non spessissimo, ma di tanto in tanto mi capita di vedere nei miei canali, quindi su YouTube o su tutti i canali social, eccetera, mi capita di vedere commenti che mi dicono: ah, sei cambiata, il successo ti è cambiata, non sei più la stessa, una volta eri timida ed impacciata davanti alle videocamere, adesso invece sembri, non lo so, tivanti, tipo mi viene, sei troppo sicura di te, eccetera, eccetera. Altra cosa che mi viene detta è che non rispondo ai commenti come facevo una volta, che dovrei rispondere di più e cose del genere. E ci tengo a parlare di questo perché nonostante naturalmente io ricevo veramente il 99% dei commenti che mi arrivano sono super positivi e io vi ho tutto nel cuore perché veramente è bellissimo quello che mi scrivete, quindi io mi sento la persona più felice, più fortunata di questo mondo, però mi dispiace anche leggere questo tipo di commenti e mi dispiace soprattutto che voi pensiate che lo faccio apposta a non rispondere ai commenti perché magari sono cattiva e lo faccio apposta. Il fatto è che se una volta magari vedevate i miei commenti di tanto in tanto e adesso no, è perché voi siete tante tante di più e mi capita a volte di rispondere a qualche commento e dopo 10 minuti i miei commenti nei vari commenti su Instagram, su YouTube eccetera sono scomparsi, non si vedono più e quindi mi sento dire non rispondi anche se io magari rispondo, però il fatto è che voi siete, non lo so, 300.000 e passa, perché poi so che molte ragazze mi seguono ma magari non mi scrivono su YouTube, mi scrivono sugli altri social, quindi voi siete tipo più di 300.000, 400.000, non lo so, e io sono una soltanto, quindi anche se rispondo veramente più possibile, cioè quando ho iniziato mi ricordo volevo rispondere ad ognuna ed ho continuato a farlo fino a quando mi è stato possibile, però ad un certo punto non ce l'ho più fatta perché siete veramente tantissime. È certo che questo era quello che io speravo e mi auguravo, però mi dispiace anche vedere che magari qualche volta ci sono ragazze che mi scrivono, non lo so, mi chiedono un consiglio oppure appunto un parere eccetera e io magari non vedo, quindi non rispondo perché non vedo, perché magari sono su un altro social a rispondere magari a un'altra domanda oppure arrivo su quella foto il giorno dopo e non vedo più quella domanda, insomma è veramente difficile, credetemi, starci dietro, ma mi dispiace vedere che qualche altra ragazza magari spesso viene e risponde dicendo: ah, inutile che le chiedi un parere, tanto lei non risponde mai, perché è facile arrivare su un canale così grande come il mio, vedere una domanda, andare a rispondere a quella persona: guarda che inutile, tanto non ti risponde mai. È facilissimo. Il fatto che io ci provo e mi dispiace vedere che magari qualche ragazza, anche se magari sono piccoline, vengono e mi chiedono qualche consiglio, mi dispiace che gli venga risposto così. Quindi io vorrei dire a tutte le ragazze che mi scrivono consigli eccetera, voi continuate a scrivermi, perché io, anche se magari non rispondo subito in un commento, posso rispondere in un video. Ecco, quello che faccio spesso e volentieri, mi piace raggruppare se vedo che una domanda mi viene fatta spesso oppure appunto un argomento, come faccio adesso con questa video rubrica, io li raccolgo, magari anche se non rispondo, ma leggo sempre tutti i vostri commenti ovunque, veramente, anche se non riesco a rispondere a tutte, però non mi sfugge nessun commento, ve lo garantisco, Nil lo sa perché passo le ore a leggerli, quindi se volete chiedermi un consiglio eccetera fatelo, anche se non rispondo subito può darsi che rispondo in un video oppure in qualche modo io cerco di rispondere a tutte, quindi sappiate che io ci tengo e mi dispiace molto quando vedo questo tipo di messaggi, quando gli viene risposto ad alcune mie follower è inutile perché tanto lei non ti risponderà mai, è una cosa che proprio mi dà fastidio perché io ci tengo alle mie follower e non voglio che passi questo messaggio che io me la tiro e quindi faccio apposta a non rispondere, perché non è assolutamente così, anche perché io sono ben conscia del fatto che se non ci foste voi io alla fine non ci starei a fare nulla qui su YouTube, quindi ecco, questo per me è importantissimo
E quindi appunto era importantissimo farvelo sapere. Avrete notato che è da un po' che sto facendo anche tantissimi viaggi, quindi oltre al lavoro di YouTube e dalle collaborazioni che sono tantissime, sto facendo anche tanti viaggi sempre per lavoro eccetera, quindi questo naturalmente è dovuto al grosso successo del mio canale e, come vi dicevo prima, non c'è cosa che mi renda più felice veramente al mondo, però è certo che se mi vedete un pochino meno presente è dovuto al fatto che sto lavorando per i miei canali e sto lavorando per creare contenuti per voi, perché appunto voi e YouTube e questo mondo sono il mio piccolo rifugio felice, quindi sappiate insomma, ecco, che ci tengo. E un'altra cosa che volevo menzionare, che potrei essere un pochino più presente, mi è stato offerto un editor che monta i miei video, potrei far rispondere ad altre persone al posto mio, ma non è lo stile mio, nel senso, mi rendo conto che alcuni canali, non sto parlando di nessuno in particolare, ve lo dico, ma mi rendo conto che alcuni canali, so che alcuni canali hanno appunto degli assistenti che rispondono al posto della ragazza eccetera, oppure appunto persone che montano i video al posto loro. Non è lo stile che voglio avere io, anche perché l'unica persona che mi soddisfa nel montaggio sono io, quindi devo avere i video come piacciono a me, montati come piace a me, e perché ci tengo, sono un po' le mie creature, e quindi deve esserci il mio stile. Non voglio affidare il mio canale a nessuno, non voglio che nessuno risponda al posto mio, e quindi questo è un po' il prezzo da pagare, tra virgolette, il fatto che io sia un pochino meno presente, però quando ci sono, sono io, non c'è nessun altro nel mio canale eccetera, ci sono, sono solo io, cioè i miei canali sono rimasti praticamente gli stessi da quando ho iniziato, appunto perché non lascio gestire niente a nessuno dietro ai miei video, montaggio, editing, appunto editing, montaggio, sì, montaggio, filming, la preparazione, le idee, e tutto arriva da me, quindi è questo il fatto, voi siete sempre di più, io sono sempre soltanto uno, quindi se sono un pochino meno presente è dovuto a questo. E tornando sul fatto, sul discorso dei commenti che leggo, tipo, ah ma adesso sei così, non lo so, te la tiri nei video, non ti fa più problemi, prima eri timida eccetera, il fatto è che inizialmente io ero timida davanti alla videocamera, perché io parlavo da sola, cioè nel senso, rendiamoci conto, e quindi è normale che adesso ho acquisito un pochino più di sicurezza e quindi mi vedete per quello che sono, perché inizialmente non riuscivo ad esprimermi completamente. Se riguardo i miei primi video, cioè avevo paura, praticamente ero timorosa anche a parlare davanti alla videocamera, non guardavo nemmeno nell'obiettivo perché appunto ero timidissima e introversa, quindi non ce la facevo. Ma posso dire su questo che io sono cresciuta con voi, perché mi avete aiutato veramente a superare la timidezza, cioè una volta ero terrorizzata di parlare in pubblico, adesso per me non è più un problema, cioè nel senso, adesso per me è una cosa normalissima, anche davanti alla videocamera mi avete aiutato tantissimo ad aprirmi, a mostrarmi per quella che sono, a fare le mie battute sciocche, o non lo so, a lasciare anche gli errori nei video eccetera, perché so che alla fine ci fate una risata eccetera, quindi alla fine sono sempre stata la stessa. Il fatto è che se mi vedete un pochino più estroversa eccetera è perché sono più sicura di me, sono cresciuta con voi in questi anni e quindi adesso sono molto più sicura di me, ma non dovete scambiare il fatto di essere più sicuri con un atteggiamento superiore eccetera, perché non è assolutamente così. Però quello che auguro un po' a tutti è il fatto di sentirsi sicuri in voi stesse, perché alla fine se non ci credete voi in voi stesse, chi lo farà? Quindi questo secondo me è una cosa molto molto importante, ma non significa che sia cambiata io, anche perché sinceramente è una cosa che ho sempre pensato, ma se YouTube, cioè nel senso, se un sito e qualche social network ti cambiano, evidentemente sei messo male, nel senso evidentemente non hai un carattere poi così tanto forte se per così poco puoi cambiare. Questo per dirvi che non mi sento arrivata, nel senso, cerco sempre di migliorarmi, perché so di poter migliorare ancora, naturalmente, cerco sempre di far crescere ancora di più il mio canale, di migliorarmi nel filming, nelle inquadrature, nell'editing, nel montaggio, eccetera, eccetera, è una cosa che amo. Quindi accetto volentieri le critiche costruttive, perché spesso mi hanno aiutato a crescere, spesso e volentieri, devo dire, magari ci rimani un po' di, poi dici, però in fondo c'è un pochino di verità in questo. Quello che non accetto sono le critiche distruttive verso di me, verso chi mi segue, perché spesso e volentieri anche le ragazze dolci che mi scrivono, che appunto, come dicevo prima, a volte sono piccoline, a volte vedo risposte molto molto cattive, quasi crudeli verso queste ragazze un pochino più giovani, e mi dispiace veramente moltissimo, anche perché chi commenta in questo modo, chi commenta con rabbia, con questa quasi ferocia,
non, a parte che non sono mai riuscita a concepire come si possa appunto essere così arrabbiati verso qualcuno che non si conosce o mettersi a discutere sui social network, è una cosa che non concepisco. Però queste persone cercano sempre di andare molto sul personale, quindi mi vengono dette appunto cose sulla mia vita, sul mio fidanzato, su Di Nil, sui miei gatti addirittura, veramente. Però so che questo è un po' il prezzo da pagare per l'essere conosciuti alla fin fine, quindi a me sta bene. Quello che non mi piace è quando appunto vengono trattate male le mie follower, indipendentemente, e questo lo dico alle mie follower più care, a cui voglio tanto tanto bene, mi raccomando, se qualcuno vi risponde male eccetera eccetera, voi lasciate perdere, io il vostro commento l'ho letto e quindi questo è l'importante, perché leggo appunto, come vi dicevo prima, tutto, sempre, ovunque voi mi scriviate, quindi veramente non rimaneteci male se c'è qualcuno che magari vi risponde male eccetera, perché purtroppo internet è anche questo, ma io il vostro commento l'ho visto e fregatemene del resto. E altra cosa importante che vi prego è di non credere a gossip, e mi sento un po' quelli della televisione, non lo so, tipo i cantanti che dicono non credete ai gossip, però è vero, alla fine, cioè io stessa mi vedo delle cose in giro sul web che veramente sono inventate di punto in bianco, e mi chiedo anche perché la gente vada ad inventarsi delle cose, sinceramente non lo so. Però non credete ai gossip e queste cose qua che veramente lasciano il tempo che trovano. Quindi se voi vedete il glamour, i miei viaggi, i trucchi che mi vengono spediti dalle aziende eccetera eccetera, sappiate che comunque sono una ragazza normalissima, che mi auguro che si capisca questa cosa, insomma che si sappia, sono una ragazza normalissima, solo che ho avuto la fortuna di trasformare la mia passione in un lavoro, e questa è veramente una cosa per cui io vi sarò grata per sempre. Sappiate che se il mio canale ha così tanto successo, questo è, queste sono conquiste che noi abbiamo fatto assieme, perché io da sola senza di voi non avrei mai potuto farle, e naturalmente voi senza di me non avreste potuto farle, quindi siamo un po' una squadra, no? Quindi questo canale è la forza mia e la forza vostra, che combinate insieme veramente hanno una forza pazzesca. E quindi questo era appunto un video chiacchiericcio, ma spero che sia passato quello che volevo trasmettere, perché quando vedo scritte cose tipo è cambiata, se la tira, io penso no, per niente, anzi, se vi devo dire la verità, grazie o per colpa delle critiche eccetera, molto spesso noi youtuber ci mettiamo un po' in gioco, nel senso, a me vengono molti dubbi, ah ma questo video piacerà, non piacerà, oppure ah ma faccio bene a fare questo, fare quello, poi magari non mi viene detto nulla, però io mi faccio sempre mille problemi, e quindi non pensate che se ho un canale di successo, se viaggio moltissimo per lavoro, se lavoro con le aziende veramente che insomma mai avrei sperato, ricevo prodotti, non vuol dire che io sia una persona diversa, semplicemente sono la stessa persona che viaggia di più, ha qualche prodotto in più e ha trasformato appunto la sua passione in un lavoro, però non, appunto, mi fanno rimanere un po' male e mi sconvolgono un po' a volte questi commenti, tipo io la seguivo, però adesso è cambiata, io penso no, sono esattamente la stessa, chi mi sta attorno lo sa, le persone che mi conoscono lo sanno. Una cosa, prima di salutarvi, vi devo aggiornare sul concorso di XLS Medical, di cui vi parlavo ultimamente. Mi raccomando, vi dico sempre, tenete d'occhio il appunto la pagina Facebook di XLS Medical, perché ci potrebbero essere diversi concorsi interessanti come questo. Il concorso di cui vi parlavo era Posso Farcela, si sta concludendo perché la giuria questa settimana sta decidendo a chi regalare la shopping card del valore di 3.000 euro e poi appunto la vincitrice farà questo shopping pazzo con una personal shopper che la consiglierà, perché appunto grazie alla nuova forma che avrà acquisito in tempo per l'estate, tra l'altro, potrà appunto scegliere i capi che più valorizzeranno la sua nuova forma. Una cosa importante è che nelle 8 settimane del concorso ben 7 donne, 7 ragazze sono riuscite a raggiungere il 100% del loro obiettivo, ritornando completamente in forma, quindi il 100% del loro obiettivo è veramente tanto. Naturalmente hanno cambiato il proprio stile di vita, perché hanno abbinato l'esercizio fisico a una corretta alimentazione, ricordatevi che non può mai esserci solo uno o solo l'altro, e quindi queste 7 donne possono finalmente dire
ce l'ho fatta. E quindi, ragazzi e ragazze, io adesso vi mando un bacione. E noi, sapete cosa stiamo per fare? Continuare con il trasloco. Ebbene sì, perché questa è l'unica parte della casa che abbiamo lasciato intatta. Tutto il resto è smontato, sono solo scatoloni. Ed è un casino pazzesco. Ma mercoledì ci trasferiamo in casetta nuova. E appena è sistemata, naturalmente, voi lo sapete che io filmerò l'house tour per voi. E niente, bacio gigante e alla prossima. Ciao!